Renzo Inversini nasce il 18 febbraio 1926 a Morosolo. Cresce lungo le rive del lago di Varese, tra Calcinate di Pesce e Gavirate. Poi la sua famiglia si stabilisce a Gavirate ed apre un colorificio che è un po' il simbolo di famiglia. Nell'adolescenza è grande amico di Gianni Rodari, che diventerà uno dei più famosi autori di libri per ragazzi. Inversini aveva un carattere estroso e burlone. Celebri sono i suoi scherzi e i soprannomi che affibbiava alle persone più vicine, ma poco incline ai vincoli ed ai compromessi. Entusiasta della vita, era curioso di ogni novità, anche se stancava presto dei nuovi hobby. Per tutta la vita è rimasto fedele solo alla pittura e alla montagna, che ha abbandonato solo poco tempo prima di morire. La casetta di Vararo, che lui aveva progettato con i suoi mobili tutti pirografati, era una delle sue creazioni più riuscite. Pittore fondamentalmente autodidatta. Da giovane seguì corsi di disegno e di pittura tenuti da Aldo Mazza, mentre era sfollato a Gavirate durante la Seconda Guerra Mondiale. Mazza aveva 60 anni allora. Veniva da Milano, dove era diventato famoso come illustratore di libri per l'infanzia, come caricaturista, come autore di manifesti, cartoline, calendari, ma soprattutto come pittore di paesaggi, ritratti, composizioni floreali. Inversini è curioso e desideroso di imparare. Frequenta lo studio di Domenico De Bernardi a Besozzo. Anche lui, come Inversini, si è fatto da sé. Ama ritrarre i paesi, il territorio, i cortili, le nature morte con occhio poetico e con linee e contorni dai colori tenui. Dai due famosi pittori, Inversini assorbe i fondamenti della tradizione paesaggistica lombarda, ma sviluppa pian piano uno stile proprio, nel quale fa da padrona la pennellata ampia e coloratissima. Partecipa alla Seconda Guerra Mondiale, che non ha ancora 18 anni, e nel 1945 a Varese espone ad una mostra riservata ad artisti che illustrano un terribile conflitto, attirando l'attenzione della critica. Per tantissimi anni, ogni novembre, si recherà al Monte San Martino, in Valcuvia, dove si svolta un'importante battaglia tra i partigiani e l'esercito tedesco, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Inversini era uno che non dimenticava. La fase più importante della sua vita artistica è quella che va da metà anni 60 a metà anni 70, quando nel Varesotto si forma un gruppo di pittori molto creativi, alcuni dei quali otterranno grande visibilità, come Giuliano Vangi, scultore varesino d'adozione, che è esposto in tutto il mondo. Al gruppo, che spesso si ritrovava a cena nella villetta di Via dei Fiori, si unisce un giovanissimo Antonio Pedretti, sicuramente il pittore gaviratese più famoso. Inversini in particolare entra in contatto con la pittura intensa e talvolta drammatica di Luciano Ferriani e con quella più morbida e dolce di Alfio Paolo Graziani e ne rimane affascinato. Ferriani è giornalista, scrittore, editore e artista. Vive a Caldana. È una personalità complessa, è inquieto, turbato, solo, nonostante la grande famiglia tutta al femminile che lo circonda. Dipinge di notte, è affascinato dai gufi, dalle lanterne, dai burattini. Ha una continua voglia di scoprire, partire, cambiare, non si ferma mai.
Graziani, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, abita a Casa Bernacchi e poi a Casa Verga Gavirate, dove dipinge paesaggi ritratti e tanti, tanti fiori. Quasi ogni domenica a mezzogiorno, Inversini si recava a trovare l'anziano maestro e si celebrava il rito del gianduiotto, che la dolce signora non mancava mai di elargire a piene mani. Negli anni 70 Inversini espone a Gavirate, a Modena, a Morazzone, ad Oleggio, a Sant'Andrea, ad Angera e viene premiato a Genova. Espone a Verona in una mostra collettiva. Non si sottrae a nessuna sfida a colpi di pennello. Collabora alla realizzazione della sceneggiatura dei balletti per l'estate ai Giardini Estensi a Varese. Affresca e restaura alcune ville antiche del Varesotto e dipinge la sala del cinema Politeama a Varese. Ama anche le semplici tradizioni locali. Allestisce alcune vetrine gaviratesi, premiate al concorso annuale a settembre. Realizza alcuni carri per il carnevale gaviratese e dà un volto al suo protagonista, il Re Scartoz. Pubblica alcuni numeri del giornalino. Insegna anche alla scuola d'arte di Cannobio con l'amico Ferriani. Poi passano gli anni e pian piano, provato da alcuni grandi dolori, Inversini tralascia le esposizioni pubbliche, in contemporanea con il sorgere della nuova passione, di radioamatore. Impara l'alfabeto Morse ed il rumore del tasto del telegrafo accompagnerà le serate familiari per molti anni. Segue come volontario della Protezione Civile, numerosi interventi di soccorso e manifestazioni sportive della Canottieri. La pittura diventa qualcosa di privato, ma non smette la sua ricerca artistica, dedicandosi con passione anche alle ceramiche e ai mobili. Ogni viaggio è poi un'occasione per dipingere i tanto amati acquarelli, che documentano anche i paesaggi più belli delle sue vacanze con la moglie Mariuccia. Intanto disegna, dipinge, espone nel suo studio di Via dei Fiori. Un affresco del pittore è visibile per le vie di Fignano, mentre altri quattro sono esposti nella sala consiliare in biblioteca, nei vari uffici, compreso l'ufficio scolastico del nostro comune. Un paio delle sue opere sono nella scuola media ad adornare la presidenza. Inversini ci ha lasciato in un giorno di sole del giugno del 2012 e solo qualche giorno dopo una mostra di lui voluta e dei suoi quadri è stata allestita a Gavirate, come omaggio al tanto amato Varesotto, alle sue montagne e ai suoi specchi d'acqua che l'hanno ispirato e reso felice. E il ricavato di tutti i suoi dipinti esposti, per volontà sua e di sua figlia, è stato devoluto alla casa di riposo Fondazione Bernacchi. Noi lo ricordiamo oggi insieme a sua figlia, la dottoressa Maria Luisa, viceprefetto di Milano, che tra i colori del laboratorio di papà è cresciuta. Ha imparato ad amare la bellezza, che quando è vera stimola il pensiero, muove all'azione, reclama giustizia. San Francesco così definiva la grandezza dell'artista ed è proprio così che a noi piace ricordare il nostro caro pittore Renzo Inversini.
Thank you.